Siamo in triennale con Setsu Shinobu Ito, designer giapponesi che lavorano da molto in Italia. Quest'anno presentano una linea di arredi legati alla tecnologia. Di cosa si tratta? Sì, questa volta ho collaborato a Aishin, giapponese, un gruppo Toyota. Loro tecnologia molto molto avanzata, però mai collaborato designer. Quindi solo tecnologia famoso. Con noi stiamo approfondendo un po' il mondo di tecnologia e design. Praticamente loro producono sensori che voi avete inserito all'interno di un divano e di un letto che li rendono in qualche modo interattivi, in dialogo con l'utente. Sì, allora, come tecnologia tende di essere noi uomini e diventano più casino di vita, più impegnati, più stressati, no? Noi volevamo andare con questa tecnologia di Aishin, di sensori, utilizzando un certo modo per rilassarsi, che nella nostra vita ci vogliono per andare più rilassante, che quindi come direzione, collaborazione con questa tecnologia per cercare di essere noi rilassati. Infatti tema Nemuri di questa mostra vuol dire dormire. Voi lavorate sempre molto a cavallo tra la tecnologia ma anche un design organico che ricorda molto la natura nelle forme, nelle sensazioni. Qual è la vostra ispirazione quando iniziate un progetto? Da dove cominciate? Sì, infatti tu sai bene, noi piace molto natura, natura c'è tutto, organico anche molto geometrico in un certo senso. Iniziamo da questa parte sempre, tipo questo divano, pensando di un archipelago oppure una pietra morbida, iniziato pensando alla natura. E siete in due, avete un ruolo per cui magari uno è più tecnico e l'altro più poetico oppure dipende dai progetti? Forse ci abbiamo questa funzione separati, però noi non corrigiamo così tanto, cioè che sempre dipende dal progetto che partiamo o uno o altro oppure insieme discutendo ci mettiamo a fatto, no? Che quindi sì, che noi tutti e due piace molto natura, che comunque, come diceva lei, che natura contiene tante cose, quindi su anche mondo di arredo cerchiamo di avere che non avanti dietro, che sono faccia e dietro di faccia, che sono molto separati, invece come si trovano forma naturale che noi possiamo circondare tutti intorno, che si trova tutti sorpresa, insomma, che questo è un po' nostro fonte, insomma.